Nel padiglione 9 del centro RAI di Amsterdam dell'IBC con Tony Palillo e Fabio Farina per andare a guardare un po' quelle che sono le novità Panasonic per questa edizione dell'IBC. Tony, ci puoi dare un attimo le linee più importanti per ciò che riguarda appunto queste novità? Sì, anche quest'anno Panasonic ha presentato diverse novità sia sulle telecamere che su mixer e tanti progetti molto interessanti per promuovere e ripartire un attimino con il mercato. E in particolare, tra le altre cose, ovviamente il leitmotiv dell'IBC, come è stato in parte al NAB, è il 4K, e Panasonic dà un annuncio con una prima presentazione non ancora prodotto finito, ma che probabilmente vedremo al NAB. Che caratteristiche dovrebbe avere questo prodotto? Ma la riconferma, stiamo presentando la riconferma di quello che c'era al NAB, fondamentalmente la parte design è stata completata e c'è stato diverso apprezzamento da parte dei clienti, quindi stanno finendo di sviluppare quello che è il cuore della camera. Oltre a questo, ripeto, due prodotti, due camere nuove, una palmare e una da spalla, che pensiamo possano rivitalizzare quello che è il mercato italiano, e alcune novità anche per quanto riguarda le camere brandeggiate. Dopodiché però avete ancora il discorso dei monitor e l'altra novità importante, poi vedremo con Farina in particolare, riguarda anche il mixer video. Sì, abbiamo presentato un mixer a due banchi effetti che sarà pronto in primavera, anche questo con prestazioni e caratteristiche molto importanti sia per applicazioni in studio che in Obi-Wan. E ultimo ma non meno importante è il discorso della VC Ultra, i nostri formati, i nostri codec di registrazione che stanno comunque evolvendosi sempre di più. Qui l'interesse ovviamente è rivolto soprattutto alla 5000, la nuova camera, il camcorder presentato in anteprima già al NAB. Sì, esatto, in questa fiera vediamo la 5000 funzionante e che sarà pronta per commercializzazione fra meno di un mese, quindi a ottobre saremo pronti per poterla consegnare ai nostri clienti. Poi per le caratteristiche io lascerei la parola a Fabio. Con Fabio andiamo a vedere un attimo quelle che sono appunto le caratteristiche di questi prodotti. Entriamo più nel dettaglio per quello che possiamo fare in un tempo così contenuto, però da che cosa possiamo partire? Dal 4K in questo caso? Sì, possiamo partire dal 4K. Panasonic ha ufficialmente presentato il primo mock-up di camera 4K che verrà poi presentata sul mercato funzionante per il prossimo anno. Praticamente la camera 4K è una camera di tipo modulare dove si possono aggiungere vari moduli in funzione delle applicazioni che si vogliono avere. Potrà avere a bordo anche un modulo contenente registrazioni in AVC Ultra. Come diceva prima Salvatore, Panasonic da quest'anno introduce prodotti che utilizzano questi nuovi codec AVC Ultra con diversi profili per permettere sostanzialmente di registrare segnali da un minimo di 6 megabit con un long G 6 megabit per un segnale di tipo proxy fino a un massimo in 444 di oltre 400 megabit. Appunto, questa nuova camera 4K potrà montare fra i vari moduli anche un modulo in grado di registrare con i profili più alti della VC Ultra. L'altra cosa interessante che adesso Matteo Liberti ci farà vedere è questa camera palmare, anche questa molto interessante e innovativa. Sì, anche questa camera è una camera innovativa perché anch'essa introduce questi nuovi tipi di codec, in particolare avrà a bordo dei codec 25 e 50 megabit long G, che sono dei codec basati su H.264, quindi con registrazione a 25 o a 50 megabit con un segnale 10 bit 422, quindi segnali di qualità decisamente più performanti rispetto ai classici MPEG-2, proprio perché utilizzano questo algoritmo H.264 che ha un'efficienza che è più che doppia rispetto al MPEG-2 classico. Pregherei a questo punto Matteo Liberti di farci vedere anche il nuovo mixer video della Panasonic, che di fatti segna un salto di qualità come prestazioni. Sì, un salto di qualità come prestazioni e soprattutto come possibilità di utilizzo, perché è un nuovo mixer a due banchi, con 32 ingressi SDI che potrà avere fino a un massimo di 4 chroma key
e a livello di modalità di funzionamento è molto simile alla catena già presentata da Panasonic, quindi alla serie 410-450, ovviamente con più caratteristiche, con più funzioni, proprio perché si tratta di un mixer due banchi, però la base, la filosofia, modo di utilizzo è molto simile a questi precedenti. Continuiamo con le altre camere novità. Beh, come altre camere novità, accennato prima Salvatore alla 5000. La 5000 è una camera da spalla con tre sensori MOS da 2/3 di pollice Full HD e anche questa sarà equipaggiata con i codec AVC Ultra. AVC Ultra anche con profili anche qua che potranno partire dalla base segnale proxy dell'AVC Ultra ed arrivare a registrare fino a segnali di 200 megabit per avere dei segnali di alta qualità anche per produzioni di alto livello. Parliamo delle camere, se vogliamo chiamarle così, alternative, quindi quelle che sono le camere remotate, tutta la gamma di camere supplementari, complementari, non so come vogliamo definirle. Sì, per quanto riguarda le camere remotate, Panasonic è presente con la serie che è già da alcuni mesi sul mercato, quindi la HE60, la HE120, e qui viene presentate alcune novità in abbinamento a queste, in particolare ad esempio un sistema studiato da Erika per Panasonic che permette la trasmissione del segnale, quindi sia i segnali sia i controlli in HD su fibra ottica per arrivare anche a maggiori distanze. Sempre per quanto riguarda le camere un po' particolari, c'è un'applicazione particolare delle camere brandeggiate delle 120, 4 120 montate su un rig per creare quella che viene definita una camera ultra wide. Con questa camera, con questo sistema di camere, si riesce a registrare un'immagine che ha un aspetto di immagine di 64 noni, quindi sono 4 16 noni messi in sequenza orizzontale per avere una risoluzione di oltre 5000 punti in orizzontale, adatta per vari tipi di applicazioni, dai rental per grandi eventi piuttosto che per applicazioni tipo sportive. Con cosa vogliamo concludere? Tra monitor, proiettori, quant'altro? Beh, per quanto riguarda i monitor, un'altra novità che è stata presentata è il monitor 4K. Panasonic per la prima volta presenta un monitor 4K funzionante in Europa che sarà introdotto a breve sul mercato, è un monitor da 32 pollici LCD veramente di qualità. Per le camere da studio anche qui c'è qualche novità, nel senso che Panasonic ha già presentato due tipi di camere da studio, la 3005 e la 3008. In questo caso praticamente viene presentata una versione A di quella che è la 3005 con alcune caratteristiche migliorate tipo il convertitore A2D ampliato e la possibilità di fare qualche formato in più. E con questo dallo stand della Panasonic è tutto. Toni Palillo, Antonio Franco, Fabio Farina per millecanale.it.